Ciao ragazze, buonasera, buon giovedì sera, Erev Shabbat Kodesh. Questa settimana, come sapete, abbiamo le due parashot a Haremot e Kedushim, e dunque due parashot, come tutte le parashot, sempre molto importanti, cariche di argomenti. Oggi, infatti, ho detto a Rivka: ti lascio in stand-by, è vero, stamattina, perché mi ha posto delle domande che ci riporrà adesso, perché ho detto: non ne parleremo dopo che ho più tempo, perché la mattina, sapete, cioè, posso fare tutto, anche Humash, Rashi, anche tutti i Rashi, anche il Tanya, anche eccetera. E dunque, vabbè. E allora, ricordiamo velocemente gli argomenti di queste due parashot, ci rinfreschiamo ogni anno la memoria. Servizio, allora si parte dunque con Aharemot, dunque dopo la morte dei tuoi figli di Aaron, Nadab e Abihu, e svilupperò un minuto anche questo argomento. Poi abbiamo appunto, dopodiché abbiamo il servizio del Kohen Gadol, il giorno di Yom Kippur, l'eliminazione dell'impurità, poi tutto l'iter della macerazione degli animali, la lista delle norme sessuali, dunque di tutti i rapporti incestuosi proibiti, con parenti e altre relazioni proibite, e conclude la parasha di Aharemot col culto del Molech, non quel divieto assoluto del culto del Molech, dell'idolatria che si chiamava Molech. E poi nella parasha di Kiddushin, perché abbiamo appunto le due parashot, abbiamo appunto Kiddushin, Tiyuki, Kadoshani, dunque tutte le norme sulla santità, e poi abbiamo la tutela del povero e le norme di giustizia che abbiamo visto anche oggi. Proibizioni delle mescolanze, no? Abbiamo parlato stamattina del Shatnez, sia a livello del mondo animale, vegetale e minerale, Shatnez minerale, poi semi, poi anche degli animali. Poi equità di comportamento appunto con tutti, attenzione, non lotedar, nedal, nezaken, nel senso non dare più importanza al ricco o aver pietà del povero e dunque non, diciamo che la sentenza deve essere una sentenza equa e giusta e dunque non secondo il ceto sociale, diciamo, della persona. Dunque sia nel non, diciamo, ricorrere all'adulare, diciamo, ricco, ma neanche avere troppo pena per il povero, cioè quello che è giusto fare e giusta sentenza è quella che deve essere emessa. Poi, appunto, le punizioni e le sanzioni, gli atti immorali e il divieto di seguire delle usanze straniere. Questi in grandi linee gli argomenti delle due parashot. Allora, io parto con la prima parashot di Aharemot e poi sentiamo Rivka che risviluppiamo. Allora, come abbiamo visto i diversi argomenti della parashot, però riprendo il primo argomento. Allora, abbiamo la morte dei due figli primogeniti di Aaron HaKohen, Nadab e Abihu. Allora, il Midrash ci fa una lista delle motivazioni possibili per le quali, diciamo, hanno meritato, diciamo, tra virgolette, questa morte. Allora, la prima, secondo Torah Kohanim, Vaikra Rabba, e Bamidbar Rabba, El Tanhuma e altri, Nichnesu Lifnai Velifni. Dunque, secondo quelli che vi ho elencato, il loro peccato era di essere entrati nel Kodesh HaKodashim, dunque nel luogo più sacro, e che, come sappiamo, solo il Kohen Gadol, solo di Yom Kippur può entrare. E secondo un'altra interpretazione, invece, sono entrati nel Mishkan Mechusare Bgadim. Cosa vuol dire? Che erano senza gli abiti, non senza totalmente, ovviamente, ma nel senso che non avevano indosso tutti e quattro abiti perché c'è il Kohen Gadol che ne ha otto, ma il Kohen semplice che ne ha quattro. E come avevamo visto e abbiamo studiato già, quando si parlava dei Kohanim, delle norme appunto del Mishkan e poi del Beit HaMikdash, che divieto assoluto di entrare in Mishkan e di servire senza gli abiti consoni del Mishkan, che sono per il Kohen semplice appunto il quattro e per il Kohen Gadol otto. Dunque se ne manca uno, e pena di morte. Terza motivazione che riporta Midrash è che non avevano figli, quarta che non avevano mogli, non erano sposati. Allora, la domanda che Rebbe pone interessantissima dice: qual è il nesso fra queste quattro motivazioni? Allora, nel Pasuk stesso, dunque, Vaikra, Humash Vaikra,
E se il capitolo 16 fa su Sì. uno, c'è scritto Haremot Schnebnearon, e poi riprende il termine Vayamutu. Alla domanda che si pone, dice, ma a parte il nesso, come abbiamo detto prima, ma perché ripetere, cioè dopo la morte dei figli di Aaron, Vayamutu e morirono? Se hai detto dopo la morte, per forza morirono, perché sottolineare di nuovo il termine di morte. Un altro punto che il Rebbe dice che dobbiamo capire, come mai due grandi tzaddikim, sto dicendo due grandi tzaddikim, entra Ruth. Due grandi tzaddikim, arriva Ruth. Ciao Ruth, guardatela con la nuova pettinatura. Ciao carissima, benvenuta tra noi. Ecco, allora stiamo Grazie. parlando, allora, a parte i grandinine, diciamo, gli argomenti delle Parashot, Aharemot e Kedushim, il Rebbe sta analizzando il Midrash. Il Midrash porta quattro motivazioni per le quali i figli di Aaron hanno meritato, diciamo, la morte, e perché, pone una seconda domanda, come mai c'è, diciamo, il termine Vayamuto, morirono, doppio, perché appunto la Parashah incomincia con Aharemot dopo la loro morte e poi ripete Vayamuto e morirono. Dunque questo termine che è usato doppiamente. E un'altra cosa, ultima domanda, dobbiamo anche capire come è possibile che due tzaddikim del calibro di Nadav e Abihu hanno peccato un peccato così, diciamo, severo, al punto di meritare la morte. E vi ricordate che avevamo studiato sicuramente con Rachele, anche se ricorda, anche Rivka, che Moshe Rabbeinu aveva detto al fratello Aaron, ha detto, c'era scritto Bikrovai e Kadesh, dunque mi santificherò con coloro, dice Hashem, con coloro che mi sono vicini. E Moshe dice a Aaron, io sapevo, quando sono venuti proprio a mancare, sapevo che Hashem si sarebbe santificato con i suoi più, coloro che sono più vicini a lui. E io, dice Moshe, ho pensato che si riferisse a me e a te. Ma visto che sono morti i tuoi figli, in questo modo, capisco che loro sono ancora più santi di noi, dunque ci superano in santità. Dunque, tra questa spiegazione e altre, vediamo quanto Nadav e Abihu erano tzaddikim. Dunque, da un canto vediamo la loro tzaddikut sottolineata, d'altro canto però sono comunque è Hashem che li ha uccisi, diciamo, con questo fuoco che è penetrato nelle narici, come avevamo spiegato. Dunque, per capire ciò, il Rebbe dice, dobbiamo seguirlo secondo la Torah Tachassidut, dunque secondo la Kabbalah e la Chassidut. Allora, noi conferma, appunto, c'è cioè la conferma che Nadav e Abihu erano tzaddikim, e su questo no, nessuno ha da ridire. Ma appunto, dice la Chassidut, proprio perché erano troppo tzaddikim. Adesso vediamo cosa è questo troppo in realtà. Allora, loro nel loro cuore avevano questo grande amore a Vatolam, a Vatolà, no? Di cui stiamo studiando, no? Questi giorni nel Tania, nel Chittat, e loro ce l'avevano davvero. Questo amore veramente fortissimo verso Hashem, verso la Torah e la sua volontà. Ma talmente era forte che li ha portati a quello che viene definito Kaluta Nefesh, vuol dire l'anima che si consuma in un certo senso dal grande amore verso Hashem. Dunque è un elevarsi totale verso la spiritualità. Dunque l'anima che esce dal corpo. Talmente erano desiderosi di unirsi alla luce infinita di Akadosh Baruch. Mi direte, e che male c'è? Allora, ovviamente, da un lato cosa mostra? Che erano di un livello spirituale altissimo. E dunque che questo amore, appunto, che latente nel nostro cuore, che tutti abbiamo per in eredità, loro invece l'avevano sviluppato ai massimi livelli. Ma vi è comunque un peccato in ciò. Perché arrivare a questo Kaluta Nefesh in realtà non è la volontà di Hashem. Perché lo scopo ultimo di Akadosh Baruch Hu, come l'abbiamo visto in altre Sikhot di questo mondo, è come riportato nel Midrash Tanhuma, e nel Tanya, al capitolo 36, eccetera, in tanti altri posti, che Hashem ha creato questo mondo, la Soplo Yitbarach di Rabbe Tachtonim.
Cioè, lo scopo ultimo di questo mondo è che lui possa risiedere in questo mondo. Dunque, abbiamo un mondo materiale, finito, impuro e quant'altro. Dunque, noi umani, tramite usando il mondo minerale, vegetale, animale e noi stessi nella Kedusha, trasformiamo questo mondo in un mondo che sia un mondo propenso per la Hashrat Hashchina, perché Hashem possa risiederci. Dunque, l'anima deve trovarsi in un corpo fisico e trasformare la realtà materiale di modo che sia consona a ricevere la santità divina. Dunque, cos'è il nostro lavoro umano, diciamo, il chov, no, il dovere dell'umano di santificare il mondo, purificarlo, elevarlo, trasformarlo, ma usandolo. E infatti, come detto, la Sotlo Ibarach dirà betachtonim, che Hashem abbia una dirà, dunque un posto dove risiedere, come dirà, è un'abitazione, no? Anche nell'ebraico moderno. Dunque, che possa risiedere, abitare. Dunque, questo Kaluta Nefesh che avevano risentito i figli di Aaron è in realtà una sorta di fuga, chiamiamola così, dallo scopo ultimo e vero e dalla Shlichut, dunque di HaKadosh Baruch Hu, che appunto ha dato a ognuno di noi. Ecco perché è considerato peccato. Adesso, con questa prefazione, possiamo capire la prima domanda che abbiamo posto, il nesso tra il Midrash che pone quattro motivazioni per le quali sono morti. Allora, abbiamo detto all'inizio, abbiamo detto che sono entrati nel Kodesh HaKodashim o che mancava uno delle quattro vesti che erano sensati indossare quando entravano nel Mishkan o che non avevano fatto che non avessero figli e che non erano sposati. E abbiamo detto anche il vaiamuto, vi ricordate il doppio termine che morirono, no? Ovviamente. Dunque, in realtà il vaiamuto, il secondo vaiamuto, dunque, achare mot shnei bnei Aaron, dopo la morte dei due figli di Aaron, vaiamuto e morirono. Allora, il morirono non è la conseguenza del fatto che hanno commesso questi errori capitali, ma è l'essenza del peccato. Cioè che sono morti per Hashem, cioè questo loro morire per Hashem. Dunque, proprio consacrare il tutto loro essere anche in quello che non deve essere, ecco il punto molto forte, questa era la loro colpa. E adesso vediamo dunque il nesso. Allora, cos'è il fatto che siano, secondo un'opinione del Midrash, che sono entrati nel Kodesh HaKodashim? Cosa rappresenta il Kodesh HaKodashim, ragazzi? Ovviamente la santità massima, ultima, giusto? Dunque si sono ancora qui, concetto di elevazione, di troppa elevazione, ok? Un'elevazione esagerata, oltre il dovuto, attenzione. Infatti anche il Kodesh HaKodashim, solo il Kohen Gadol, solo di Yom Kippur, con una serie di condizioni. Dunque, dove è troppo Kadosh, dunque ci sono delle condizioni, che è solo Kohen Gadol. Dunque voi vi siete permessi di andare oltre. E questo oltre, cioè, oltre l'amore infinito per Hashem, non c'è oltre. Sì, c'è oltre anche in quello. Mancanza di vestiti, abbiamo detto, mancanza. Allora, i vestiti, parlando in modo metaforico, i vestiti che dovevano indossare, sono anche paragonati alle mitzvot, che sono le vesti dell'anima. Si dice che le mitzvot sono le vesti dell'anima, l'abbiamo anche visto nel Tanya, al quinto capitolo, e nell'Igereta Kodesh, nel capitolo 29. E dunque, anche dunque queste vesti dell'anima, che sono, abbiamo detto, le mitzvot, loro ne hanno trascurate. E come? Non avendo figli, vi ricordate il terzo e il quarto, che non si sono sposati e non avevano figli, che fa parte delle mitzvot, anzi della prima mitzvah della Torah. Prurvu, umilu et haaretz, Adam HaRishon, viene questa terra, Hashem comanda
moltiplicatevi e riempite la terra. Dunque, la prima mitzvah dell'essere umano, ancora prima dell'Yehudi, poi noi in particolare, ma l'essere umano. Dunque, sì, unirsi, sì, sposarsi, sì, avere figli. Ma loro erano così sacri, si erano talmente elevati che non volevano avere rapporti intimi con una donna e portare figli e occuparsi di cose vane, della parnassà, eccetera, eccetera. Dunque, cosa vediamo? Che questa morte di questi figli di Aaron, cosa ci insegna? Un insegnamento molto importante, che la Torah, e come abbiamo parlato anche questa settimana, no? Il concetto di spazio e tempo, cioè ogni ebreo ha il suo tempo, per esempio, in questo caso, Rosh Hashanah, Yom Kippur, un momento propenso per l'elevazione totale spirituale. Non mangiamo, non beviamo, Yom Kippur, siamo vestiti di bianco come degli angeli. Sì, ma sono 25 ore, o 26, o chi fa anche di più, ma per dire, non ininterrottamente, ok? Sì, mi direte sì, ma Yom Kippur anche siamo come angeli. Solo preghiamo, solo pensiamo ad Hashem, solo a far tshuva, solo a unirci a Lui. Sì, ma questo è un giorno all'anno. O i 2 giorni di Rosh Hashanah, prima che precedono appunto Yom Kippur come preparazione alla tshuva. Allora sì, si sente questa attrazione alla santità suprema di HaKadosh Baruch Hu. Però deve sempre ricordarsi, questo è l'insegnamento, che questi sentimenti di santità suprema bisogna comunque un attimino portarli, Lehorin, farli scendere, no? Nella vita, nell'azione, santificando la materialità. E dunque, e come abbiamo detto, appunto, lo scopo ultimo di trasformare il cibo materiale, il dormire, il mangiare, il lavorare, il parlare, il avere rapporti intimi. Tutto in Kedushah si può fare tutto e si deve fare tutto con la santità. Ecco perché prima di cibarci abbiamo la bracha prima, la bracha dopo, abbiamo la kavanah di cui anche abbiamo parlato oggi, l'intenzione che deve essere l'eshem shamayim. E così in ogni mitzvah. Dunque, che è legata comunque e la si fa tramite degli oggetti materiali, tramite il nostro corpo fisico, però bisogna sì usarlo e bisogna non staccarsi completamente dalla vita del mondo. Infatti, altre volte avevo ricordato che all'inizio sapete che dal Chabad, no, vedete anche chi vive in Israele ancora di più, ma Baruch Hashem anche in Italia, no, questi ragazzi, Bachori Yeshiva, che vanno nei canyonino, nei centri commerciali, poi d'estate, non vi dico come le ragazze sono non vestite di tutto di più, eppure vanno e per mettere tefillin, per indossare tefillin, per far fare una brachà, le ragazze che offrono le candele per Shabbat, ciao Margalit rispuntata, che vai e vieni, no, ci mancherebbe. Anch'io poi ho problemi, figuriamoci. Stamattina 2 o 3 volte, no? Cos'era, Rachele? Non ti sentiamo, non c'è la connessione. Vabbè. Comunque, allora, come dicevo, allora tanti dicevano: ma come a Bafori e Shiva che fanno così in mezzo a non proprio la santità, eccetera. E no, è proprio questo lo scopo, di andare e riportare e avvicinare più persone possibile alla Kedushah, alla Torah, alla santità. Detto ciò, Rivka, ti ricordi cosa mi hai posto stamattina come E domanda? la domanda era: quando ti offendono, che non rispondi, oppure come devi rispondere? Quella era la domanda del non ti vedo più, Sara. Stamattina. Aspetta. No, non ti vedevo più. Ah, sì, no, no, sono qua, sono qua. Allora, noi stamattina facciamo un mini riepilogo veloce alle ragazze che non c'erano con noi stamattina. Abbiamo studiato il Kittat del giorno e abbiamo visto diversi argomenti belli, tosti, molto importanti, no? Allora, siamo partiti, eh? Lascionerà. Vai. Allora, siamo partiti dal non commettere appunto iniquità nel giudizio che abbiamo anche ricordato prima, non appunto favorire il povero rispetto al ricco o una persona solo perché è importante, bisogna giudicare dunque con giustizia, dal lato buono,
sempre vedere e cercare, no, il lato buono, come abbiamo spiegato. Adesso vi faccio un riepilogo veloce per arrivare al punto di Rivka. Non aggirarti per il popolo per fare mendicanza, e qui abbiamo anche spiegato perché il termine aggirarsi. Non rimanere inerte di fronte al sangue, cioè al pericolo di morte del tuo prossimo, quando puoi salvarlo. C'è anche una bellissima Sekhah Darrebeh che dice che, infatti, anche Rashi riporta in quale caso rientra questo comandamento, quando uno sta affogando e degli animali lo stanno assalendo. Dunque, avrebbe potuto salvarsi dall'affogamento se aveva solo da affrontare, diciamo, quest'acqua, no, turbolenta, o questi animali, ma avendo entrambi rischia di morire. In quel caso, tu sai che puoi aiutarlo, e come Rebbe spiega, secondo la Hasidut, lo dico in due parole: il fatto che hai visto, che Hashem ti ha fatto vedere, vuol dire che hai la possibilità di aiutarlo. Ovviamente bisogna anche fare molto attenti, perché forse voi sapete, avete sentito in Israele di uno cinquantenne che aveva padre di famiglia, che aveva salvato due ragazzini che stavano affogando, però poi lui è morto, Dio non voglia. Adesso lui, poverino, forse non pensava che sarebbe morto e pensava di salvarli e rimanere in vita. Comunque la Torah ti dice, attenzione, Chayecha Kodmim, no? Il famoso esempio che se uno nel deserto c'è un bicchiere d'acqua, lo tieni per te, ti salvi, o lo dai al prossimo, però muori tu. Allora la Torah dice, no, devi salvarti tu, perché nessuno ha detto che la tua vita vale meno di quella del prossimo. Dunque, quando puoi salvare l'altro senza morire tu, ci mancherebbe, lo devi fare, però bisogna vedere anche la condizione. Ok, poi non odiare il fratello in cuor tuo. La mitzvah di ammonire il prossimo, dunque una volta che non odi, solo allora, dunque con amore sincero, per attuare la mitzvah, dunque hai l'obbligo di ammonire, non attribuire una colpa in pubblico per non mettere in imbarazzo, ok? Cioè, ok, ammonire, ma non in pubblico, e non mettere in imbarazzo, se no dalla mitzvah diventa una vera. Non vendicarti, non portare rancore, ma al contrario, ama il tuo prossimo come, usandogli rispetto e indulgenza, come lo hai verso te stesso. Rispettate i miei statuti. Poi abbiamo visto anche il Kilaim, a proposito, non accoppiare appunto il bestiame tra specie diverse, anche semi nel tuo campo di specie diverse, e anche anche la mescolanza di lana e lino, come sappiamo. E poi gli altri argomenti. Allora, noi quando parlavamo di questi argomenti, allora Rivka appunto diceva, allora un attimo, ok, vengo offeso in pubblico, adesso io, che la persona sta commettendo un gravissimo peccato, e come scritto che chi offende pubblicamente, Dio non voglia, manco se ha pieno di Torah e Mitzvot, boom, si azzera tutto, Dio non voglia, per dire la gravità della cosa. D'altro canto adesso però Rivka dice, sì, però adesso io sono la vittima, cioè io sono quella, l'offesa, no? Allora, come io devo reagire? Allora, qui abbiamo diverse reazioni. Allora, andiamo dal top. Il top sarebbe non vedo e non sento. E in quel momento che non si risponde, allora, scritto appunto, Kashemesh Bivuratò, dove viene questo paragone come il sole nel suo splendore, perché è un segno di sottomissione totale alla volontà di Hashem. Ossia, come abbiamo già accennato stamattina, il fatto che io credo in Hashem e che tutto quello che mi succede Hashem permette. Dunque abbiamo, come diceva Rossella stamattina, ma libero arbitrio, dove rientra, dico sì, rientra, vuol dire la persona ha libero arbitrio di fare del bene o del male, di essere gentile, o Dio non voglio offendere, eccetera. Però se veramente io non mi merito l'offesa, tra virgolette, perché non ho nessun peccato da purificare, o perché tutte le motivazioni che ci possono essere. Dunque, questa offesa non si presenterà. Il Però fatto Sara, chi è che non ha peccati? Brava! Esatto. Allora, siccome tutti ce li abbiamo, chi così, chi cos'ha, chi cos'ha, purtroppo, se Moshe Rabbeinu, il fatto di aver fatto un ragionamento sbagliato, la prima volta colpendo ha funzionato, visto che non ha funzionato parlando, forse anche stavolta funzionerà. Chi è? Non è potuto entrare in Eretz Israel, 525, se non erro, suppliche, come il calcolo di Beit Hanan, poi mi rifaccio il calcolo.
Cioè, alla fine era un calcolo sbagliato, cioè, però Moshe Rabbeinu, essendo Moshe Rabbeinu, più uno è elevato, più uno si può permettere neanche il minimo sbaglio. Adesso noi che non siamo Moshe Rabbeinu, ma sì che abbiamo veramente colpe, a volte gravi, Dio non voglia, a volte meno, ma comunque di colpe e di errori e di peccati ce ne abbiamo tutti, di sicuro quello che ci succede, qualsiasi cosa, anzi è uno sconto del 60%. Perché, come vi avevo spiegato altre volte, secondo la Kabbalah, se uno non paga in questo mondo quello che è sensato pagare, dei errori o peccati commessi, li pagherà però non qui, nell'altro mondo. L'altro mondo però 60 volte di più. Dunque, quando vediamo che persone nefaste, veramente malefiche, perché ce ne sono purtroppo, e hanno tutto, la bella vita, no, soddisfazione, in realtà non solo non dobbiamo invidiarli, ma dobbiamo aver pena. Vuol dire che i pochi peccati che hanno fatto, peccati, pardon, le poche mitzvot che hanno fatto per sbaglio, tra virgolette, vengono ripagati e premiati in questo mondo. Ma Dio sa cosa li aspetta nell'altro, chi è all'italiana. Dunque, quello che ognuno passa qua, Baruch Hashem, perché è uno sconto ancora una volta del 60%. Detto ciò, a parte lo sconto, allora se io veramente sono all'altezza della situazione, e ognuno di noi credo nella vita che più che meno ha subito per via di persone appunto cattive, invidiose, gelose, e non manca, delle umiliazioni, delle offese, delle calunnie, delle diffamazioni e quant'altro, allora e ognuno nel suo ha reagito in ogni situazione in modo diverso. Allora, più si va avanti negli anni, più si studia Torah più che gli anni, perché si può avere 80 anni ma non avere una certa maturità. Ma noi poi Baruch Hashem che studiamo fisse tutti i giorni e tutte quelle qua davanti fantastiche e siete una a una seguite decine di Shiurim Baruch Hashem, lo so, a parte i miei, di Guerin Carosella, Sedia di Chiara, Sheva, poi posso ovviamente, dire aspetta che faccio la qualcosa? lista, Anna, Margalit, Esther, Chaya, Simonetta e le altre. Dimmi Ruth, volevo ricordare le tzadikot Hashem, vai. Aspetta un attimo. Livri Ruth, Livri Ruth. Stavo dicendo però, Sara, questa è... No, io appunto non ho, sono solo all'inizio, sto No, parlando del era livello più alto, poi scendo, non vi preoccupate che scendo. è un pensiero che spesso sono situazioni che spesso mi si pongono davanti. Io nella mia vita ho imparato a non guardare chi ho di fronte, nel senso che spesso le cose cattive, non cattive, ma comunque che ti fanno pensare, Anche vengono cattive, da puoi dirlo. persone proprio più religiose o che si spacciano per tali e poi magari... Non ti sentiamo, Ruth. Hai messo il muto per sbaglio. Ruth, hai messo il muto per sbaglio. C'è anche questo, non solo che vi dimenticate di Oh, togliere il muto, quanto noi. non credo l'abbia messo per sbaglio, ha detto È probabilmente c'è successo qualcosa. qualcosa, forse. Ah, forse è andato, vabbè. Ok. Allora io intanto spiego un minuto, continuo la spiegazione che stavo dicendo. Allora ho detto il massimo livello, non vedi, non senti, dici grazie a Hashem, questa umiliazione mi ripulisce di tutti i peccati, in quel momento puoi dare brachot a tutte le persone che ami, perché appunto hai superato una prova non indifferente, perché umanamente parlando è una prova. Poi c'è un secondo livello, però c'è un altro problema. Allora, subentra un altro problema. Allora, c'è io come reagisco, top del top, non reagisco, non rispondo, e questa è l'idea. O che dopo vado dalla persona e gli dico, cara persona, vedi, quello che mi hai detto non è il massimo. Perché? Per due motivi. Primo, perché se non riprendi la persona e lui si sente soddisfatto, lei o lui si sentono soddisfatti del male che hanno fatto, il non reagire per niente poi, neanche dopo,
dà loro come una sorta di giustificazione di quello che hanno fatto e poi ci prendono gusto, come si dice, e continuano. Rachel mi segue bene. Invece, se tu prendi questa persona con le condizioni di Ocher, Tocher e Tamiteha, appunto della mitzvah che abbiamo visto prima, dunque non dal lato odio, vendetta, ma veramente, guarda che mi dispiace perché tu, che sei una persona A, B e C, non ti fa onore quello che hai detto. Non è gentile quello che hai detto, non ti fa onore. Sarebbe anche un grave peccato. Con parole molto dolci, forse queste sono meno dolci, trovare anche più dolci, ma e dire stop. Perché? Ma veramente di modo che questa persona, perché tante volte anche le persone, a volte ognuno col suo carattere, no? A volte ci sono persone che prese dall'ego e quant'altro, no? O in quel momento, in quel giorno, gli è successo qualcosa al lavoro o nell'ambito familiare, e allora esprimono la loro sofferenza, ok? Riversandola sull'altro, dicendo una cattiveria, comportandosi male, cioè che ovviamente non è certo il modo di reagire, però purtroppo tante persone lo fanno. Allora, e poi, come ho detto, poi possono anche prenderci gusto, o sono persone veramente, Dio non voglia, di indole non positiva, che hanno il gusto di offenderci. Allora bisogna rimetterli a posto, nel senso buono, farli capire, di fare in modo che forse tramite questa tua offesa personale, pubblica, e mettendo in risalto la gravità della cosa, la persona realizzi e possa fare teshuva, possa capire che è una cosa che non si può fare. Dunque c'è il nostro lato, noi verso Hashem, come dobbiamo reagire, ok? E c'è invece il lato verso il prossimo. Ma c'è ancora un punto ancora che devo dire. Allora, cosa succede? C'è un terzo punto che si chiama Ushmartem al nafshotechem. Vuol dire dovete salvaguardare la vostra anima. E da qui le spiegazioni che bisogna mangiare sano, fare tutte le cose che salvaguardano la salute. Ma la salute, il termine esatto, è nafshotechem, le vostre anime. Vuol dire che se ognuno di noi, anche abbiamo visto oggi, se vedi qualcuno e puoi salvarlo, allora l'esempio che abbiamo dato e che dà il Rashi e che vi ho riportato di uno che sta affogando e degli animali lo stanno attaccando, ok, in contemporanea. Però ovviamente spiritualmente ci sono altri attacchi, altri pericoli nei quali la persona si trova, ok? E dove uno sta affogando dal dolore, dai problemi, e tu puoi aiutarlo sostenendolo moralmente, economicamente o quant'altro, allora lo devi aiutare. Dunque, ovviamente. Adesso la domanda, e parlavo con un paio di amiche di questo argomento questi giorni, la domanda fino a dove io, ebrea, tenuta a aiutare l'altro, devo aiutare. Cosa abbiamo detto per quanto riguarda quello che deve salvare, quello che sta affogando? Se sa che non mette la propria vita in pericolo, ma che può veramente aiutarlo a salvarlo lui e salvaguardare anche se stesso, assolutamente lo deve fare. Ma nel caso che questo aiutare il prossimo arriva a un punto, tante volte a tutte sarà successo, immagino, a un punto che sente che questa persona, aiutare questa persona, sta diventando un peso e ti sta intaccando la tua di salute, il tuo equilibrio mentale, psicofisico e quant'altro. Qui bisogna fermarsi, bisogna sapere qual è l'equilibrio. Mi direte cosa c'entra con l'offesa? Anche l'offesa, se il fatto che io mi senta offesa e non sono al livello di capire che tutto metta scemi, che però mi sento male, e rimettere la persona a posto sempre nel modo corretto, come abbiamo detto, mi farà star meglio, ok? Non ancora una volta, non pubblicamente, ma in privato, insomma, con tutte le condizioni varie. Allora anche quello può rientrare nella mitzvah di salvaguardare, soprattutto per esempio nella vita, persone che hanno subito diversi torti o hanno
veramente tanto sofferto nella vita da diversi fronti, che può essere nell'ambito familiare, economico, di salute e quant'altro. Certe queste persone, tante o che rientrano in questa categoria, arrivano a un punto dove adesso basta però. Non ho più la forza di subire. E se qualcuno si permette, gli faccio capire che non può permettersi. E ancora una volta rientra nel salvaguardarmi. Allora, come? Urlando davanti a tutti, insultando? No, certo che no, non in questo modo, ma in monomodo delicato, corretto. Prendendo le distanze. Bravissima, grazie Ruth che hai detto anche questo punto. E sono contenta di sentirti perché quasi quasi mi sono un po' stressata. Bene, è con noi, Stibria. Allora, prendendo le distanze. Hai toccato un altro punto fantastico, Ruth, e te ne ringrazio come sempre e Rivka per le domande di stamattina. Allora, un altro modo per salvaguardarsi ancora nell'ambito della mitzvah di Shmartem Le'Elav Shu'Techem, a volte bisogna proprio prendere le distanze. Cioè, quando una persona, e purtroppo a volte ci sono delle persone che la gelosia o addirittura l'invidia o l'essere non buoni, porta a perseguitare una persona, ma a perseguitarla proprio a modi mobili. E in quel caso, a volte o in certi casi piuttosto, non c'è altra soluzione che il distacco totale. Ma attenzione, il prendere distanze di cui parla Ruth è un prendere distanze molto importante, ma abbiamo però delle condizioni. Condizioni non umanamente molto facili da applicare, ma per quello studiamo giorno per lavorare sulle nostre abitudini, e che sono non odiare, che vi ho elencato non a caso prima, non Non serbar ancora. Ecco, rancore, brava Ruth, e non vendicarti. Attenzione, mi stacco da te perché non ho altra scelta, perché vedo che non c'è verso, non c'è dialogo, non c'è modo di farti ragionare, dunque mi devo staccare. Però non mi stacco con odio, rancore, non vedo l'ora dell'occasione dove ci sarà, mi si prenderà un'occasione per poter vendicarmi. Assolutamente no. Avere il cuore in pace, sapere che non c'era altra scelta che allontanarsi da questa persona che veramente perseguita, ma senza odio e rancore. E anzi, addirittura se si riesce, che a questo livello, tornando ai livelli superiori, parlando del livello appunto del Tanya, del Perek Lamed Bet, per il cuore del Tanya, addirittura avere pena. E come vi ricordate, avevamo studiato, com'è che si arriva alla mitzvah che abbiamo studiato proprio oggi, Ve'ahavta le'reacha kamocha. Amare il tuo prossimo come te stesso, come tu rispetti te stesso, come tu tolleri tutti i tuoi difetti e quant'altro, così devi farlo verso l'altro, che di solito è proprio il contrario, che i nostri li tolleriamo benissimo, quelli degli altri zero. Invece con noi dovremmo essere molto più severi e con gli altri invece meno. E però dunque, per arrivare a questo, sì, abbiamo letto oggi e domani leggeremo Ve'ahavta et hager kamocha, dunque come ve'ahavta le'reacha kamocha, dunque il tuo prossimo come te stesso, ti faccio lo spoiler di domani, e domani, nel secondo passo di domani, che parla ve'chi yagur itcha ger be'arzechem lo tonuto, dunque se un proselita, un ger verrà a vivere presso di te, non lo affliggerete con parole ricordando il passato idolatra. Il proselita che abita insieme a voi lo considererete come chi è nato tra voi. Cioè, dal momento che c'è il ghiur, 100% ebreo. Dal momento che il ghiur è kasher, ovviamente, non un ghiur reform o quant'altro che non hanno valore, ma il ghiur, la halakha, 100%. E lo amerai come ami te stesso. Infatti avevo una discussione con un paio di un rav, una rabbanit, che dicevo, c'è scritto, ma parlando di Gerin, c'è scritto Ve'ahavta lo kamocha. No, non c'è scritto kamocha, c'è kamocha per Ve'ahavta le'reacha kamocha. Dico no,
Andate a guardare Ze'ahavta lo kamoha. E infatti, eccolo il Pasuk, Parashat Kedoshim, Pasuk 34, capitolo 19, per essere precisi. Io sono Hashem, vostro, ma anche loro Dio, anche di tutti i gerim, cioè non è solo vostro di Am Israel, ma di tutti quelli che si ricongiungono al popolo ebraico. Dunque, perché ho fatto lo spoiler, adesso torniamo. Dunque, amare tuo prossimo, come amare Elder, che volevo approfittato per dirlo per quelli che non riescono a seguire la mattina, e ho impossibilitate, come si dice, ognuno per i suoi buoni motivi. Allora, già vi ho detto questo perché ci tenevo, e fa parte della parasha ed è molto importante. Dunque, se si riesce ad arrivare al massimo livello di amare, e come abbiamo detto e vi ho ricordato nel Perek Lamed Bet del Tanya, amare il prossimo vuol dire andare oltre, vuol dire guardare non la persona, ma l'anima, l'essenza della persona, e come il Perek, appunto, il Balatania ci spiega come arrivarci tramite la pietà. E perché la pietà è quella che avvicina, come quando vedi una persona che Dio non voglia, gli è successa una disgrazia, no? Che non conosci neanche, però ti fa pena e lo aiuti, lo sostieni, no? Così, quando vedi una persona che ha la disgrazia, Dio non voglia, di avere delle midot, dunque dei tratti caratteriali negativi, dunque non positivi, lì che bisogna avere, questa è veramente la pietà, quella vera e sincera, perché più pena di così, e ringraziare mille volte Hashem, come ho fatto tante volte, grazie a Hashem che io non sono così, che io non sono e non sono capace e non voglio neanche essere capace di offendere, fare del male e quant'altro Dio non voglia. Dunque, apprezzare infinitamente sì le midot tovot che Hashem ha dato a noi e aver pena per quelli che hanno non buoni midot e Dio non voglia, appunto, non riescono a sopraffare questo, come noi, ognuno il suo. Cioè, questa persona ha una debolezza nella lingua, nella shonara che abbiamo visto oggi, lo telechrachin, un altro avrà una debolezza per in altri ambiti che possono essere, come abbiamo visto oggi, sessuali, nel senso attratto da, no, abbiamo visto il divieto assoluto dei rapporti omosessuali e di tutta la lista, abbiamo visto anche appunto in Aharemot, che è quello che si legge anche di Yom Kippur, e che lo rivedremo alla fine di questa parasha, di Parasha di Kedushin. Dunque, ognuno ha la sua lotta, ognuno ha il suo Yetzer Hara, mi abbiamo ricordato gli angeli stamattina, no? Quando abbiamo spiegato, comunque gli angeli non hanno Yetzer Hara, noi umani ce l'abbiamo, e ognuno ha il suo Yetzer Hara, ognuno ha la sua lotta. E dunque cercare di comunque capire in quanto è possibile l'altro, se non il prossimo non dà tregua, come abbiamo detto, per seguito, allora sì, staccarsi, ma senza rancore, odio e vendetta, perché sono tre gravi averot, cioè proprio Sara, nero su scusa, bianco. scusa Sara, Vai. e il fatto che ti si deve mettere in discussione, perché se tutto viene da Shem, anche quello vuol dire che te è un inviato da Shem. Per cui, secondo me, non è sempre al 100% colpa dell'altra persona che abbiamo di fronte. Anche noi ci dobbiamo mettere in discussione dicendo che cosa, come io mi sono comportata con quella persona o anche con un'altra persona. Cioè, nel senso. Forse ci è ritornato una cosa che abbiamo fatto a ci è ritornato tramite B, vuoi dire? Cioè non è per forza il B Sì, che mi ma. deve fare del male, ma forse ho fatto male a e questo stesso male mi è tornato tramite il B. Questo è il tuo ragionamento. E comunque questo B che mi sta facendo del male è un messaggero di Hashem. Allora, a questo proposito, ti riporto un detto importante e famoso, Zchut al yedei zakkai v'chova al yedei chayav. Vuol dire, quando una persona ha uno scudo Merito di di merito, allora questo merito, dunque ti meriti grande salute, ricchezza, amen, rute a tutte noi, allora Hashem ti manderà una persona che merita di fare questa mitzvah. Infatti, cos'è il termine che usiamo? Quando anche vogliamo benedire il prossimo, ti schele mitzvot, che tu possa meritare di fare le mitzvot, perché il fatto di fare una mitzvah o di fare del
la mitzvah, che è fare del bene, in questo caso al prossimo, è un merito, è un Certo, dono sono divino. tutte mitzvot. Sono tutte mitzvot Certo. e dunque ho meritato, come stamattina avevo contattato un'amica, aveva la spesa e ho detto: dammi che ti aiuto. No, no, non ti voglio disturbare. Dico: no, sei tu, mi stai facendo fare una mitzvah, cioè sono io che ti aiuterò. Certo, Ma però mille anche volte lo questo, dico a cioè, tante persone che aiuto, ma lo dico nel modo più sincero possibile. È vero, però perché io anche questo c'è aiutandoti, da io guadagno una visualizzare. mitzvah, dunque sono io che ti ringrazio, perché così Qui, è di questo fatto. c'è Aspetta, da. però io ho detto nel lato positivo, nel lato negativo, chovali de chayav. Cioè, se tu devi patire, Dio non voglia mai, una persona, non, se una persona deve patire delle sofferenze per tot, peccati, errori, eccetera, allora Hashem troverà una persona che a sua volta non è meritevole per farti subire questa sofferenza. Infatti l'abbiamo visto anche con i nemici, che erano gli egiziani, che erano, perché, o i E non è la nazisti, stessa cosa che ho Hashemam, detto io. Non è la stessa cosa che ho detto adesso, eh? no, No, tu un'altra è cosa. come se stavi giustificando colui che fa del male. Cioè, tu dici, tutto viene da No, Hashem, no, tu fai che quello che no, fa in realtà non fa del male perché fa la volontà no, no. No, di Hashem. non E era una no. giustificazione, io non lo giustifico, non stavo parlando dell'altro, ma stavo parlando di me stessa, Sì, di te noi in stesso prima giusto. persona. Te stessa sì, te stessa giustissimo. Verso te stessa sì. Lui Io però non ha un giudico problema con mai la gli mitzvah. altri, però posso dire, allontanarmi, come dicevi te e come mi è successo tante volte, senza rancore, tu non vai bene per me. Non. Non solo, in certi casi ci sono arrivata, Baruch Hashem, beh, con tutte queste lezioni e la Torah, un qualcosa bisogna arrivare anche noi, Quante. a ognuno nel suo. Baruch Hashem. In tanti casi di persone che mi hanno fatto del male, non subito, perché sul posto rimani lì così, ma No, in una no. seconda fase, quella della pena, e prego che facciano tshuva. Chiedo a Hashem che facciano tshuva. Ma Capisci? quel discorso che io facevo prima, che poi era entrata una telefonata, per cui ho Ah, ecco. dovuto mettere il muto, Però ci hai tra stressato. l'altro sentivo voi che parlavate, io non riuscivo a. Vabbè. Quello che dicevo prima, che spesso, molto spesso, queste cose vengono provocate anche da persone mitzvotiere, religiose, e che tu, infatti io dico sempre, non conta Che tu portare un reputi come equipaggio tali, che tu reputi o che a testa. Esatto, loro si reputano che tu come tali. vedi. Tu vedi con la kippa che se battono il petto, che ti Mi è piaciuto danno che se battono il petto, insegnamenti di era vita. buona questa. Eh sì, perché è così. Poi, e tu ti aspetti, come dicevi tu ti aspetti da queste persone un atteggiamento diverso, no? Questo è uno sbaglio, però. Esatto, È uno infatti sbaglio, questo l'ho perché? imparato a mie spese, Questo è uno perché non sbaglio, serve sì. una chippa in testa per essere un buon ebreo, Allora, no? Questo è il un problema è che ebreo. tante volte persone poi soprattutto che fanno il ghiuro, che fanno teshuva, diciamo, soprattutto persone così, quando vedono una con la parrucca, uno con la kippah, basta, un santo. Purtroppo anche le persone che indossano una. Ci sta seguendo bene stasera, vedo. Questo io Purtroppo, che. però, hanno le loro debolezze, hanno i loro difetti, hanno le loro lotte. E quello che tu non ti aspetteresti a volte, anche perché in effetti non è che è molto sbagliato quello che dici, perché ovviamente, dal momento che uno indossa una parrucca o una kippah, una barba e quant'altro, automaticamente, diciamo, è un po' una responsabilità, ma la responsabilità ce l'abbiamo tutti dal momento che siamo ebrei. Dal momento che siamo ebrei e abbiamo una neshama speciale, siamo state scelte da Hashem, noi poi donne ancora di più, come sapete, abbiamo un'enorme responsabilità verso noi stessi, i nostri figli, la nostra famiglia e il nostro popolo e il nostro Dio. Non so se vedete, un'enorme responsabilità. Dunque non c'è Sara che dice:
Non c'è Sara che fa, anche oggi c'era tutto un dilemma a proposito, e che ho dovuto proprio rivolgermi a diversi rabbanim, e tutti hanno detto no, Sara no, perché tu sei comunque figlia di, sei una morà, eccetera, eccetera. Dunque, anche se lo faresti per mitzvah, per eccetera, adesso non entro nel caso, ma per dire che ci sono, è vero che abbiamo una responsabilità, ma questa responsabilità ce l'abbiamo tutti e tutte. In un certo senso allo stesso modo, uno che però appunto Uno che dimostra ce n'ha dimostra o ancora che di più. sì, o che comunque ricopre un ruolo importante a livello, diciamo, religioso come rabbino o rabbinito o morè o morà, hanno ancora più responsabilità, è vero, ma hanno Ma ancora più. siamo tutti esseri umani. Brava, e non solo. Se le umma zeba Hashem, ancora il concetto che avevo spiegato della Kabbalah, che Hashem ha creato le forze del bene a pari passo con le forze del male. Dunque, più tu ti elevi, più gli zerarà. Mica rimane qua lui. Tu vai qua e lui vai qua e tu vai qua e lui vai qua. E ta-ta. Quando è che il popolo ebraico ha commesso il più grave errore, peccato capitale della storia dell'umanità del popolo ebraico? Al massimo, quando era al massimo della Vitello santità. d'oro, dopo le 10 piaghe, dopo l'apertura del Mar Rosso, dopo la gloriosa, vittoriosa, miracolosa vittoria contro Amalek, paf, peccato capitale del vitello d'oro, tradimento, cioè manco si sono sposati, Hashem lo sposo, noi a Mistrella sposa, Torah e la fede, paf, tradimento, cioè. Come succede adesso nei matrimoni, più o meno? Io non l'ho detto. Oddio, 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 oddio. No, capite? Dunque, per dire che anche questo non possiamo giudicare, perché è vero che un Rav, un Rabbanito, un Moré, un Morà, eccetera, hanno un'ulteriore responsabilità, logicamente, umanamente parlando, d'altro canto non si può giudicare, perché gli Yetzer Hara anche lì diventa molto grande, e in certi ambiti in particolare. E dunque, appunto, non giudichiamo. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, all'inizio di oggi, di giudicare, il giudice deve essere equo nel suo giudizio, ma anche noi, nel nostro piccolo, ognuno di noi è una forma di giudice, tra virgolette, perché siamo tentati a giudicare il prossimo, no? A criticare, a giudicare. Allora, questo tocca anche per noi. Cominciano a pregare. Shabbat shalom, mevorach. A domani mattina. A domani mattina, Bezrat Hashem. Italia, Israele.